Salve. Il contributo di quest'oggi parleremo di uno dei più grandi poeti italiani, romaneschi, della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. E questo poeta ha vissuto proprio a cavallo tra i due secoli. Si tratta di un poeta che oggi è stato purtroppo quasi dimenticato, molti forse non lo conosceranno, per quanto in realtà nella sua epoca abbia avuto anche una certa risonanza. Purtroppo ha avuto anche la disgrazia questo poeta, infatti colpisce incredibilmente quando si guardano i dati anagrafici soltanto di quest'autore, ha avuto la disgrazia di morire in un'età, come dire, giovane. Definire giovane è quasi un eufemismo, nel senso che si tratta di un poeta che è morto a 21 anni. 21 anni, insomma. Come dire, quando si parla tanto anche dei giovani, no? Nella logica, nell'ideologia del nostro tempo, giovani di qua, giovani di là. Beh, un tempo i giovani erano Leopardi, erano Pico della Mirandola, erano Mozart, o erano appunto il poeta di cui parleremo oggi. Infatti oggi parleremo di Sergio Corazzini. Chi è stato Sergio Corazzini? Tanto, come abbiamo detto, era nato questo grande poeta a Roma, nel 1886, da una famiglia benestante, potremmo dire così, nella piccola borghesia romana. Per quanto lui in realtà non provenisse anche qui da ambienti letterari, il nonno però, se non sbaglio, era stato anche aveva discendenze nobiliari, se non sbaglio. Per tutta la sua vita, Corazzini, la sua brevissima vita, non potremmo neanche, quando abbiamo parlato di Antonia Pozzi, che è un'altra poetessa, come abbiamo visto, più o meno della stessa epoca del Corazzini, anzi, in realtà ha vissuto in seguito, però parliamo sempre degli inizi del Novecento, della prima parte del Novecento. Morì all'età, come abbiamo visto, di giovanissima, di 27-28 anni. In questo caso si sta parlando di un poeta che, come abbiamo detto, ha vissuto una vita brevissima, marginale, tra l'altro, che purtroppo è stato poi a un certo punto messo da parte questo poeta nella storia della letteratura incredibilmente italiana, per tantissimo tempo, anche perché non soltanto, come abbiamo visto, è morto giovanissimo, ma anche perché a partire dagli inizi del Novecento si entra, come sappiamo, a livello letterario nell'epoca dannunziana, nell'epoca del decadentismo soprattutto, ma soprattutto del dannunzianesimo. Perché D'Annunzio ha rappresentato non soltanto sicuramente uno dei grandi poeti italiani, e di quello che si può dire anche di D'Annunzio come personaggio, forse ci sarebbe molto da dover in qualche modo criticare, però più che altro del D'Annunzio che ha appoggiato il fascismo, ecco, di quell'aspetto lì di D'Annunzio, ma del D'Annunzio come poeta, come artista, anche come mecenate, come grande uomo di cultura. Anche per quello che ha rappresentato nella cultura europea, ricordiamo che D'Annunzio non era soltanto un grande poeta italiano, ma era stimato anche da grandi poeti inglesi, ad esempio da scrittori, addirittura anche letterati francesi. Ma il dannunzianesimo è stato il vero problema poi della letteratura italiana, che diciamo si è andato poi a impadronire anche della mentalità piccolo borghese, diciamo così, anche non soltanto, ma anche dell'alta borghesia italiana, di vedere l'arte soltanto, soprattutto la poesia in questo caso, come un'arte, potremmo dire così, vezzeggiativa, come un'arte quasi che debba dello stile bello, del bel verso anche, e quindi anche una poesia a volte effimera, potremmo dire, una poesia non tanto priva di contenuti, chiaramente non si può dire questo quando parliamo di D'Annunzio. Parlo adesso di D'Annunzio perché, come ho detto, ci fa capire per quale motivo poeti così straordinari come un Corazzini è stato poi a un certo punto messo da parte. La causa è stata sicuramente anche l'avvento del dannunzianesimo, oltre che chiaramente poi il futurismo che in seguito avrà, diciamo nel 1912, a partire dagli anni 10, sicuramente eserciterà una grande influenza. Per quanto in realtà poi il Corazzini, negli ultimi anni della sua vita, prima di morire, lui morirà di tubercolosi nel 1907, come abbiamo detto, avrà anche diciamo, una corrispondenza anche epistolare con Palazzeschi, quindi uno dei più grandi poeti del futurismo. Quindi questo giovane così incredibilmente, quasi un bambino, un ragazzino, potremmo dire, che già alla sua età, intorno ai 18-19 anni, instaurava, aveva relazioni con poeti importantissimi, anche perché poi
Dobbiamo ricordare che il Corazzini era stato anche un grande traduttore di molti testi, di molte opere letterarie dal francese. Come ho detto, il d'annunzianesimo è stato il problema perché poi, durante l'epoca fascista soprattutto, D'Annunzio non soltanto era stato preso come modello, ma anche la poesia d'annunziana veniva ormai assunta come unico modello possibile di letteratura. Non è un caso che un Ungaretti, infatti, poi con l'ermetismo cercherà di spostare la direzione e di aprire anche nuovi orizzonti diversi, cioè di una poesia che torni anche ad esprimere, nel caso di Ungaretti, ad esempio, non solo ovviamente gli orrori della guerra, ma anche il sentimento più recondito anche. Ungaretti diceva proprio: la poesia è tale quando ha al suo interno un segreto, quando bisogna anche decifrarla, quando è eccessivamente comprensibile non si parla più di una poesia, non è più poesia realmente, diventa prosa in qualche modo. I Corazzini in realtà potremmo farlo in qualche modo appartenere, non dico ovviamente alla schiera degli poeti ermetici, che chiaramente ancora non esistevano per quanto, per come possiamo intenderli, appartiene ancora a quella corrente dei poeti crepuscolari, come poi sono stati definiti, per quanto, come abbiamo visto, io trovo che le definizioni e i nomi a cui vengono fatti a volte sia molto arbitrario, ecco, siano scelte estremamente arbitrarie, più di convenienza anche per cercare di orientarsi, ma che poi in realtà, quando leggiamo un grande poeta, troviamo sempre molto di più di quello che poi è realmente lo stile a cui si dice che appartenga. Magari lo si fa appartenere ad un certo stile, ad una certa corrente, un poeta semplicemente magari per via di alcune sue poesie, di alcune composizioni che possono somigliare magari ad altre, di molti altri autori di quel periodo. Per esempio, a mio parere, un Corazzini ha poco in comune con Gozzano, giusto alcune cose, alcuni. Forse alcuni aspetti molto marginali. La poesia del Corazzini è meravigliosa anche perché è quasi il canto di un bambino, io direi il canto di un'anima innocente. Tra l'altro interessante perché la poesia dei crepuscolari, parlando adesso velocemente anche di questa corrente che abbiamo provato anche un po' a introdurre in altre occasioni, è una poesia che questi poeti, interessante perché nascono soprattutto nelle grandi città. Si sviluppa questo genere nelle grandi città italiane, come abbiamo visto, verso la fine dell'Ottocento. Perché se da una parte abbiamo, come abbiamo visto, poi un Gozzano a Torino, abbiamo un'Antonia Pozzi, di cui abbiamo anche parlato, a Milano, il Corazzini è a Roma. Quindi le grandi città italiane, in qualche modo, hanno, in questo periodo storico, sono anche il centro dell'attività poetica, e non è mai stato realmente così. Nel senso che la poesia italiana non si è mai sviluppata nelle grandi città, anzi, generalmente si sviluppava nei piccoli centri, pensiamo a Leopardi, la piccola Recanati. Già Firenze era diversa, chiaramente, anche perché si parla ancora di nell'epoca medievale, nell'epoca ovviamente, quando si parla ovviamente di Dante o di Boccaccio, insomma, in quel caso. Però le grandi città per la prima volta diventano anche il soggetto della poesia. Non è un caso che infatti queste poesie rappresentano a volte anche scene di vita quotidiana, nel senso anche di eventi anche di cronaca. Sono poesie quindi molto interessanti perché se ad esempio fino all'Ottocento il tema era molto anche la vita campestre, lo vediamo ad esempio nel Pascoli, lo troviamo anche nel Carducci dove si ritorna anche a un modello classico. Nella poesia dei crepuscolari, che molti hanno paragonato alla scapigliatura, ma in realtà non c'entra assolutamente nulla, perché la scapigliatura era un genere, era anche lì un movimento letterario nato verso la metà dell'Ottocento, che si rifaceva a Baudelaire, alla poesia chiaramente dei simbolisti francesi, ed era più che altro una poesia che si andava, era un po' di ribellione anche verso le conventicole di quell'Ottocento ben pensante. Il crepuscolarismo è molto diverso, si rifà molto invece alla poesia, ad una poesia che a mio parere è vicina addirittura a un sentimento che è quello dei grandi mistici cristiani. È una poesia che ritorna anche alle logiche della grande poetica che può avvicinarci addirittura ai canti di un San Francesco o a quelli di San Juan de la Cruz o addirittura a molti testi di Meister Eckhart. Quindi ad una poesia quasi mistica, ne abbiamo parlato anche quando, nel video su Antonia Pozzi, proprio questo ritorno anche ad una volontà di non tanto di fuggire dal mondo, ma di andarsi a cercare una nicchia, un possibile rifugio
dalla catastrofe che si stava manifestando già nella modernità, a partire, come abbiamo visto, fino all'Ottocento, quando le città italiane si avvia quel processo di industrializzazione in cui grandi città, ad esempio come anche Roma, come anche abbiamo visto Torino, già Milano ovviamente, diventano le grandi città, le metropoli, i grandi capoluoghi italiani che rappresentano ancora oggi, nel senso che ormai sono più ridotte anche, si va a delineare quella società di massa che è poi quella del nostro tempo. E questi poeti, infatti, nelle loro opere rappresentano anche tutta questo cambiamento, questa spersonalizzazione anche dell'individuo, questa perdita di civiltà. Perché se pensiamo ad una città come Roma, che fino alla metà dell'Ottocento rimaneva ancora quasi invariata nella sua morfologia, nel suo aspetto, Roma poi in seguito, dopo l'unità italiana, ovviamente quando poi diventerà anche capitale del Regno d'Italia, deve poi chiaramente andare incontro a tutto quel processo che trasformerà la capitale quasi in una discarica, essenzialmente. Poi molti monumenti verranno anche abbattuti, si dovranno costruire altre zone, altri quartieri che verranno rasi al suolo, tombe romane che verranno completamente eliminate per far spazio alle strade, diciamo così. Anche l'industrializzazione, che in Europa, come abbiamo visto, era già partita agli inizi dell'Ottocento, in Italia si comincia a manifestare alla fine del XIX secolo, agli inizi del XX, e questa industrializzazione, che è chiaramente uno dei temi centrali che per esempio i futuristi la esaltano, lo vediamo ad esempio nelle poesie anche di Marinetti, del Palazzeschi, anche dove l'avvento della società della macchina, addirittura c'è il trionfo della guerra, il trionfo della tecnica. Chiaramente tutto questo viene anche a volte un po' ridicolizzato, e lo vediamo anche nella pittura futurista. Pensiamo a Umberto Boccioni nella Città che sale, questo progresso che però cela al suo interno anche la sua stessa distruzione. I crepuscolari invece lo vedono con grande sgomento, lo vedono con grande paura, lo analizzano con una grande lucidità, vedendo realmente quello che poi è stato anche il progresso, quello che poi ha portato a città che si riempiono, che diventano alveari, non sono più città. Infatti il Corazzini, ad esempio, poesia meravigliosa quando descrive, racconta della morte di un bambino a Torino che si era ucciso, un evento di cronaca di questo bambino di 15 anni che si era gettato dalla finestra. Caso che chiaramente aveva fatto scalpore, e lui, leggendo questo episodio sul giornale, scrive una poesia. Quindi un'altra volta è una poesia che si confronta con gli eventi della realtà, però anche cercando, chiaramente, poi rendendoli materia letteraria. Interessante anche perché, come ho detto, questa poesia ritorna, nel caso del Corazzini, sempre poi a quegli elementi centrali tipici della vita romana di fine Ottocento. Un tema è molto vicino questo poeta ovviamente anche al cristianesimo, che è chiaramente quello cattolico, ma lontano ovviamente da quella che è la logica della Chiesa, insomma dell'ideologia ovviamente della Chiesa, che non è un caso che proprio verso la fine dell'Ottocento la Chiesa cattolica diventa anche ideologia politica, anche grazie anche alle varie riforme a livello sociale che erano state apportate dal Papa, anche da Leone XIII. Nascono gli oratori, nascono le parrocchie proprio in questo periodo, proprio perché le grandi città risentono anche di questa necessità di dover in qualche modo, cioè proprio a causa anche della criminalità giovanile che si stava cominciando anche a delineare. Uno dei soggetti, tra i soggetti centrali della poesia del Corazzini, troviamo infatti la Chiesa, ma la Chiesa non nell'istituzione, come ho detto poc'anzi, ma nel luogo, nel senso appunto della piccola cappella, del piccolo monastero, del convento, della suora anche, ma anche gli altri elementi molto interessanti. Infatti la poesia del Corazzini è anche una poesia dialettale, ci sono molte dei suoi sonetti, delle sue liriche che sono scritte in dialetto romanesco, quindi che raccontano anche fatti del popolo, quindi classiche storie tipiche chiaramente del popolo romano, anche di quel romanesco anche estremamente goliardico, simpatico, che chiaramente poi si è andato anche quello a rovinare, diventando il romanaccio che poi oggi purtroppo è quello che viene parlato da molti, che non ha niente a che vedere con il romanesco, che era quello che parlava magari Gioacchino Belli o altri grandi poeti romaneschi. Chiaramente poi il Corazzini, però, come ho detto, ha anche questa necessità nella sua poesia anche di esprimere degli amori, molte volte, che sono poi chiaramente amori platonici,
Dobbiamo considerare che è un poeta che non ha mai probabilmente avuto reali amori nella sua vita, anche per causa della sua giovanissima età. E scrive, descrive queste donne anche che lui vede con una maestria. Infatti, poi magari leggeremo qualche cosa, qualche verso sicuramente lo leggeremo, per quanto io preferisca sempre magari che la lettura sia personale, però qualcosa possiamo anche accennarlo. Questa capacità quindi anche di non soltanto, abbiamo visto, di mettere a nudo il proprio cuore, che era tipico, abbiamo visto, già dei poeti anche romantici. Infatti, i crepuscolari che vengono tanto chiamati in questo modo si potrebbero semplicemente chiamare i poeti che appartengono ancora ad una corrente che è quella del romanticismo, ma è un romanticismo che ormai ha raggiunto la sua fine, perché nel Novecento siamo, come abbiamo visto, già alla fine dell'Ottocento, quando anche questi ideali di, potremmo dire così, civiltà anche di. Quando appunto anche questa voglia di vivere viene meno. Non è un caso che il tema della morte, ad esempio, della malattia anche, e soprattutto anche della stanchezza di vivere, sicuramente il Cesare Pavese è stato un poeta che ha sicuramente letto le poesie del Corazzini e che sicuramente avranno anche esercitato una certa influenza su alcune poesie di Pavese. La paura più che la paura, la stanchezza. Infatti non è un caso che l'aggettivo stanco sia presente in molti dei versi del Corazzini, perché Corazzini in molti casi dice: sono stanco di vivere, sono stanco anche di amare, perché è come se abbia capito troppo. Ecco, c'è quasi questa sensazione che emerge dalla lettura di questi testi, che questo giovane così intelligente, così straordinario, credibile, ripeto, se pensiamo che morì all'età di 21 anni, ha avuto, diciamo, forse una consapevolezza, una lucidità così grande, un po' come Leopardi anche, come questi grandi poeti, che infatti non è un caso che poi sono morti così giovani, purtroppo, come anche un Rimbaud, ecco, potremmo dire così, quelle menti che riescono a vedere e che forse tutto quello che riescono a capire è anche troppo per la loro giovane età, per il loro giovane cuore anche, per la sensibilità immensa che hanno. Ecco perché magari adesso leggeremo qualche cosa di questo grandissimo poeta, anche per coloro che non lo conoscessero. Diciamo, poi Corazzini ha cominciato a essere, le sue poesie sono state pubblicate poi dall'Einaudi anche, io ho la collezione, diciamo, la collana completa delle opere del Corazzini, pubblicata dall'Einaudi. A partire poi dagli anni 60, intorno agli anni 70, hanno cominciato ad essere riscoperti questi testi. Leggiamo questo componimento che si intitola Desolazione del povero poeta sentimentale. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Vedi? Non ho che le lacrime da offrire al silenzio. Perché tu mi dici, poeta? Le mie tristezze sono povere tristezze comuni. Le mie gioie furono semplici così, che se io dovessi confessarle a te, arrossirei. Oggi io penso a morire. Io voglio morire solamente perché sono stanco. Solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tremare d'amore e d'angoscia. Solamente perché io sono oramai rassegnato come uno specchio, come un povero specchio melanconico. Vedi che io non sono un poeta, sono un fanciullo triste che ha voglia di morire. Oh, non meravigliarti della mia tristezza e non domandarmi, io non saprei dirti che parole così vane, Dio mio, così vane, che mi verrebbe di piangere come fossi per morire. Le mie lacrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima 7 volte dolente, ma io non sarei un poeta, sarei semplicemente un dolce e pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare così come canta e come dorme. Io mi comunico del silenzio quotidianamente come di Gesù, e i sacerdoti del silenzio sono i rumori, poiché senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio. Questa notte ho dormito con le mani in croce. Mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo, dimenticato da tutti gli umani, povera tenera preda del primo venuto. E desiderai di essere venduto, di essere battuto, di essere costretto a digiunare per potermi mettere a piangere tutto solo, disperatamente triste, in un angolo oscuro.
Io amo la vita semplice delle cose. Quante passioni vidi sfogliarsi a poco per ogni cosa che se ne andava. Ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato. Oh, io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno. Vedi come le cose. Non sono dunque un poeta. Io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita. Io non so, Dio mio, che morire. Amen. Con questo io direi che componimento così meraviglioso, io direi anche in Italia questo genere chiaramente anche di, possiamo dire così, questo stile poetico è molto lontano da quella che era l'immagine di grande ottimismo che si respirava all'epoca. Dobbiamo sempre tenere presente che gli inizi del Novecento sono stati anche, è stato soprattutto un'epoca di un periodo di grande ottimismo a causa anche del positivismo, come abbiamo visto anche che si era in qualche modo affermato sia nell'Ottocento, ma che poi aveva raggiunto il culmine poi tutte le varie anche scoperte scientifiche, progressi anche tecnologici, che avevano fatto sì che l'ottimismo diventasse poi la parola d'ordine del panorama non soltanto italiano, in realtà potremmo dire così europeo. Però non è un caso che nello stesso tempo, verso la fine dell'Ottocento, troviamo questi spiriti inquieti tra grandi autori, non soltanto poeti italiani, ma anche scrittori europei, ovviamente. Non è un caso che poi proprio Oswald Spengler scriverà proprio agli inizi del XX secolo Il tramonto dell'Occidente. Troviamo una situazione dove tutti questi grandi scrittori, poi anche grandi artisti, grandi anche compositori, poeti, filosofi, pensiamo a Nietzsche ovviamente, che è in qualche modo il pensatore che anticipa poi tutta l'epoca moderna, sentiranno questo, vedranno la grande contraddizione anche di un'epoca che si dice migliore, che crede realmente che stia andando verso una direzione più giusta soltanto perché ormai abbiamo una tecnica che ci consente di fare, diciamo così, di fare un po' quello che vogliamo. In realtà questi poeti, come nel caso del Corazzini, che però qui dove non si tratta ovviamente, non si sta parlando molto di questo cambiamento politico e sociale, ovviamente è qualcosa che il poeta in un modo o nell'altro sta sottolineando parlando di se stesso. Noi italiani purtroppo siamo sempre stati portati a non voler vedere i problemi, anche in questa, anche oggi noi siamo esattamente così, ed è per questo che il dannunzianesimo ci ha rovinato anche nella letteratura, perché siamo portati a voler leggere e guardare le cose che ci piacciono. Se una cosa non ci consola, e da qui che vi parlavo appunto poc'anzi del dannunzianesimo, vuol dire che non ci piace o non la vogliamo stare a sentire. Non è un caso infatti un poeta che esordisce dicendo io voglio morire, un verso così forte ancora oggi, no? Che ci dovrebbe, che ci scuote e che ci fa pensare in maniera, che un pensiero che dobbiamo necessariamente rigettare, anche perché noi viviamo, anche noi italiani, per la consolazione, per la volontà di essere, di stare in pace con noi stessi. Crediamo infatti, non è un caso che il pessimismo, noi anche autori come Leopardi per secoli l'abbiamo messo da parte e poi l'abbiamo riscoperto, l'abbiamo scoperto oggi quasi, come se Leopardi fosse nato l'altro ieri. E di Leopardi poi guarda caso quali sono anche i versi che più ricordiamo, magari L'infinito o Il sabato del villaggio, soprattutto poi i primi versi che sono quelli apparentemente più allegri. Noi italiani diciamo che tutto questo lo abbiamo in qualche modo rigettato, questi autori non li abbiamo mai voluti in qualche modo ascoltare e invece questi autori oggi sono fondamentali. Sono fondamentali perché ci stanno parlando poi di una condizione che è quella che noi viviamo oggi. Volontà di morire non va intesa ovviamente in senso letterale, chiaramente, ma si sta intendendo nel senso proprio di una vita che si sta letteralmente spegnendo. Di una vita che si spegne perché è come se non ci fossero più alcune alternative nel mondo circostante. E non è forse anche questo uno dei sentimenti più comuni che troviamo oggi, di gente che ormai non ha più reali scopi per vivere, che non ha più una motivazione, che non ha più entusiasmo, che fa le cose a volte anche in maniera un pochino tanto per farle, un mondo che si porta avanti per inerzia, per abitudine. Questi poeti raccontando quella che è, diciamo così, lo che è lo stato che vivono loro, chiaramente stanno raccontando anche
una situazione esterna. Noi dobbiamo anche capire questo aspetto che purtroppo a molti sfugge, che il grande scrittore, il grande poeta, quando parla anche di se stesso, non sta necessariamente parlando di quello che lui pensa o di quello che lui prova, sta semplicemente a volte anche dando voce a quell'ala recondita che è chiaramente quella dell'epoca sua. Sta rappresentando in qualche modo una voce che dilagante, ma è una voce che non viene mai fatta, che non viene mai espressa. E quindi il poeta fa sì che questa voce venga decantata, venga appunto espressa nei suoi versi. Non è un caso che il più grande, che appunto è stato Shakespeare, si metteva dietro i suoi personaggi, facendo sì che chiaramente queste sue figure, questi suoi caratteri, che poi sono nient'altro che l'umanità intera, prendessero vita, prendessero forma. Ed è questa stata sempre la grande arte del poeta, da Omero in poi. Noi oggi abbiamo una concezione che il poeta, in qualche modo parlando di se stesso, sta dando voce ai suoi sentimenti, ma non è necessariamente così. Quindi anche quando qui il nostro Corazzini parla chiaramente della sua vita, ci può sembrare chiaramente che sia lui a pensare queste cose, ma in realtà il grande artista sta sempre dando voce a ben altro. Sta parlando di noi, sta parlando di quello che noi avvertiamo. Noi non presi singolarmente, noi nella nostra anche collettività, sta dando sentimento anche, sta dando voce ad un sentimento più grande. Ecco perché il poeta ha avuto anche sempre nella storia questo ruolo, a volte anche profetico, diciamo così, di saper catturare quelle che sono le tendenze, di saperle anche delineare perfettamente. Perché chiaramente parlare poi di noi stessi significa anche darci una certa importanza. Ma il grande poeta è proprio quello che quando parla di se stesso sta parlando anche di noi, sta parlando anche a noi, a distanza di oltre un secolo. Ecco perché questo grande poeta, che all'epoca, come abbiamo visto, morì così giovane, a 21 anni di tubercolosi, una malattia terribile che all'epoca decimò gran parte, quasi mezza Europa, soprattutto anche tra le persone più giovani, oggi che è più importante di ieri, perché sempre nella sua epoca è stato poi a un certo punto messo da parte come il classico poeta giovinastro. Così che ha avuto come un possibile astro nascente, che però non è mai riuscito veramente a sbocciare a causa proprio della sua dipartita anzitempo, proprio perché poi, come abbiamo visto, si sono impadronite poi della poesia, dell'arte, l'ideologia, a partire dagli inizi del Novecento, facendo sì che poi la poesia andasse al servizio dei totalitarismi, in alcuni casi addirittura, o addirittura a servizio della logica della guerra, come nel caso del futurismo. Chiaramente non erano poi queste anche le intenzioni dei poeti futuristi, ma purtroppo anche la letteratura diventa in qualche modo materia per i regimi. I poeti del genere, come appunto il Corazzini, invece appartengono ad una poesia che è pura nella sua essenza, che è come uno specchio d'acqua su cui noi possiamo andarci a specchiare, a e a guardare quell'immagine che è così custodita, così profondamente. Ecco, Corazzini può sicuramente appartenere alla schiera dei poeti come Leopardi, ovviamente non è assolutamente nulla al di sotto, chiaramente, senza fare chiaramente giusti dei paragoni che sarebbero anche abbastanza inutili. Però nella poesia, nei versi anche, nella poetica di questo grande poeta, appunto del Corazzini, sicuramente questa presenza sia di valori spirituali sia di elementi chiaramente intimisti. La poesia intimista è sempre stata anche in questo senso snobbata poi dalla borghesia ben pensante italiana d'allora, che invece, come abbiamo detto, voleva una poesia che in qualche modo incantasse, che eccitasse anche gli animi, che dovesse in qualche modo anche rappresentare la gloria della nazione. Ricordiamo che poi è il periodo di grande nazionalismo, quello italiano, il periodo che vive l'Italia almeno fino allo scoppio della Grande Guerra. È un periodo in cui l'Italia cerca di essere grande in tutti i sensi, anche a livello, non a caso, infatti abbiamo poi le campagne militari, poi durante il governo Crispi, poi le campagne in Africa, che saranno chiaramente fallimentari. E quindi anche le poesie di questi grandi autori, che non è un caso, vivono nelle grandi città e quindi assistono anche alla miseria delle grandi città, alla povertà che non è più quella dei contadini, delle campagne che vivevano appunto nelle comunità dove ci si aiutava, l'abbiamo detto anche altre volte, ma una miseria che invece dove troviamo bambini che appunto muoiono tranquillamente di fame,
che succedono cose assurde, ci sono ancora epidemie, tra l'altro, malattie, promiscuità. La vera povertà di cui tante volte si parla, la vera miseria, l'Italia la affronta proprio in quel momento lì, in quel periodo storico, dove infatti inizia anche la migrazione degli italiani, molti italiani che saranno costretti ad immigrare poi in diversi paesi, soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Argentina successivamente, proprio a causa del fattore anche dell'industrializzazione e di questo progresso che cambierà per sempre anche il volto di questo paese, della penisola, ma anche le condizioni di vita di molte, per di milioni di persone che per secoli, per millenni avevano vissuto una vita completamente diversa. E forse anche questo cambiamento, questa mobilità, questo sgretolamento anche dei valori, e in questo senso anche il Corazzini ritorna un'altra volta alla tradizione cristiana, ad una logica che è quella, come abbiamo visto, quasi monastica del convento, c'è una poesia bellissima dedicata ad una suora anche, rivede anche in questo l'innocenza di un mondo che sta andando sempre più incontro alla barbarie, sempre più incontro alla follia della morte. Non è un caso che poi arriveranno da lì a poco le guerre peggiori della storia. E forse tutto questo, in questi versi, è già in qualche modo preannunciato attraverso anche lo sguardo di un bambino che addirittura, come abbiamo visto, morirà all'età di 21 anni e che poi oggi è sepolto, tra l'altro, nel cimitero del Verano, che a Roma sono andato anche a trovare, a vedere la tomba del Corazzini. Veramente anche, come dire, è un omaggio doveroso, ovviamente, che oggi per ancora quei pochi che hanno a cuore ovviamente la cultura. Siamo sempre di meno, lo sappiamo purtroppo, ma d'altronde questo è il tempo in cui viviamo. Ed è interessante quindi assistere alla logica di un poeta quando ancora i giovani erano ben altro e non gli idioti imbecilli che vengono dipinti oggi dall'ideologia o che per certi versi a volte sono anche realmente, ma perché semplicemente, a forza di dire che i giovani sono scemi, i giovani poi sono diventati una massa di scemi. Quando in realtà, come vediamo, i giovani fino a poco tempo fa erano ben altro, erano un Corazzini, un Leopardi, un Mozart o anche i grandi pittori, i grandi scrittori di qualsiasi epoca storica. Ed è per questo che la poesia del Corazzini andrebbe assolutamente riscoperta per ammirare il lavoro di un giovanissimo poeta, che se avesse vissuto qualche anno in più, forse sarebbe stato ricordato con più vigore e avrebbe goduto sicuramente di una popolarità maggiore rispetto a quella che purtroppo oggi sembra non godere. Grazie.